Iniziamo con un altro amico di prima direzione d'ore di noi, Fiorello Corpiano. Chi è Fiorello Corpiano? Fiorello Corpiano, io leggo ecologista, non gabbia sostenibile. Abbiamo dimenticato tante altre cose, ti presentiamo così. Allora, il format della serata è che io avrei dovuto fare delle interviste un pochino più vicine al relatore, ma essendoci solo con il microfono questo gelato, loro sfrutteranno il microfono del Consiglio Comunale avvicinandosi. Esatto. Quindi la luce rossa dice che è possibile interloquire con te. Durante, diciamo, il nostro speech, la nostra discussione, verranno proiettate delle slide, così sarà anche più facile per voi seguire un po' il filologico di questo discorso. Abbiamo messo questa immagine, sei l'unico che inizia le tue slide con una foto. Diciamo che la nostra attenzione non va su di te, ma su di te, attendiamo che fisicamente va su quel piccolo aggeggio che stai usando. Allora, devo dire questo, nel senso che il titolo di questa serata secondo me è un titolo molto molto bello: cambiamenti urbani, cambiamenti umani. Perché questo? Perché spesso e volentieri si crede che quello che accade nelle città o anche a più raggio accada perché così gli viene calato dall'alto. No, noi abbiamo voluto sottolineare che i cambiamenti positivo e negativo, quando ci sono al 99,9% voluti dal MOMI, voluti da quelle comunità che quei territori vivono, e quindi l'impegno per far sì che le cose vadano bene nasce proprio dall'impegno che ci mettono i cittadini. Vabbè, questa sera noi abbiamo fatto un errore enorme, nel senso che, come vedete, davanti ai relatori ci sono delle bottigliette in plastica, e sembrerebbe che dopo il 15 marzo fare alcune azioni, diciamo, identifichi in maniera assolutamente negativa diciamo il personaggio. Quindi, vabbè, ti chiediamo di rispondere anche se ci saranno delle bottigliette di plastica. Ma devo dire questo, devo dire che all'inizio degli anni 2000, naturalmente non ti conoscevo personalmente, però seguivo le tue incursioni televisive, non ancora guardavo un po' più la televisione, e devo dire che mi hai sempre colpito, perché mi sembravano degli argomenti interessanti parlare di ambiente, di verde, di ambientalismo in generale, che riuscivi a trattare in una maniera diversa da quella che poteva passare in televisione, passare in quegli anni. Questo per dirti cosa, non è piaggeria, però per dire che alcune tematiche, alcuni, diciamo, argomenti specifici come l'ambiente, il verde, non è che sono sorte, diciamo, da un anno a questa parte. Cioè, c'è gente che lotta e combatte anche da un pochino più di tempo, no? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per avermi chiamato a questa cosa interessante, e mi piaceva l'idea che hai detto di mandare delle slide per usarle quasi come pretesto per relazionarsi. Probabilmente credo tutti si stanno chiedendo cos'è quell'oggettino che avevo in mano. Si chiama XO, è un computer potentissimo che fa parte di un progetto dell'MIT di Boston, che è un computer per ogni bambino, One Laptop per Child. Mi hanno chiesto di fare il Goodwill Ambassador, cioè l'ambasciatore di buona volontà gratuito. Ho messo la condizione che, oltre ai bambini del cosiddetto terzo mondo, questo computer fosse messo a disposizione dei bambini che vivono una marginalità qui anche, non strettamente solo economica per condizione familiare, spesso per una condizione culturale. Nella società della conoscenza può essere anche molto marginale non avere consapevolezza di cosa vuol dire cittadinanza digitale, cosa vuol dire essere profilati, cosa vuol dire avere una identità eterodefinita. Questo computerino aveva dei programmi molto belli che consentivano un lavoro collettivo, si mesciavano tra loro, si connettevano tra loro, appena venivano accesi, facciamo finta, 30 bambini, quei 30 computer erano in rete tra loro, e dava la possibilità di una straordinaria possibilità di mettere in relazione bambini che non avrebbero avuto nessuna possibilità di fare un salto di questo genere al digitale. Con Don Gino Rigoldi l'abbiamo usata anche per i bambini
che stanno sotto le fogne in Romania a sniffare colla, e qua a Milano in quartieri cosiddetti magari un po' marginali. Questa seconda esatto, nel senso che mentre parliamo noi saremo noi alla ragione che richiamava prima Fulvio, questa la facevamo nei primi anni 80, prima di fare il referendum sull'eliminazione del traffico a Milano dell'85, noi venivamo, diversi di noi, dagli indiani metropolitani del 77, insieme alle femministe avevamo discusso un po' di quelle rigidità ideologiche che hanno pervaso gli anni 70, a mio avviso dissipando molta di energia potenziale positiva, e gli unici che ebbero una sensibilità rispetto a quello furono, lo voglio ricordare, i radicali, che erano non violenti, ma seppero avere una relazione con quei mondi, e noi prendemmo da lì gli aspetti anche della non violenza, della disobbedienza civile. A me, avevo un suocero carrozziere, mi è venuto in mente di portare una 500 in San Babila e di piantarci dentro un albero. Questo poi è stato fatto durante la settimana della moda con credo 3500 bianche, con degli alberi tutti bianchi dentro, ma non avevo messo giustamente il copyright, e quindi questa cosa è stata così. Diamo una piccola informazione, nel senso che tu mi hai mandato un po' di foto, mi hai detto Flavio scegli tu quali più o meno impaginare per poter avere un discorso, invece poi tu me le fai vedere, parliamo, quindi c'è anche questa sorpresa. Perché ho scelto questa foto? Perché questo binomio piante e auto, beh, direi che nella città di San Donato è diventato ormai un binomio molto molto speso e molto molto discusso, e poi cioè, nel senso, anche per le nostre sensibilità era un'immagine che colpiva molto, vedere questa macchina dalla quale può nascere un albero, dentro la quale c'è un albero. Tra l'altro ricordo a tutti un altro aspetto importante di questa serata, diciamo così, potete, una volta usciti da qui, con una donazione, prendere un talloncino che vi darà diritto ad avere un albero. Come associazione noi abbiamo comprato 200 alberi per fare un'azione concreta. Noi qui stasera abbiamo anche la professoressa Pastore che ci parlerà dell'iniziativa Forestami, quindi di questa iniziativa che entro il 2030, ho visto la timeline, dovrebbe andare a ripopolare la città di Milano, di circa 3 milioni di città metropolitana di Milano, quindi anche San Donato, quindi iniziamo subito, di 3 milioni di alberi. Non abbiamo aspettato che la professoressa venisse con i suoi alberi, abbiamo fatto quelli pro, diciamo, attivi, li abbiamo presi noi, quindi con una donazione fuori troverete il banchetto, quindi potete diventare anche un po' più artefici di questo cambiamento. E quindi per quello, certo, poi con tutte le varie discussioni di questo binomio, che è anche una dicotomia tra alberi e auto, ho scelto questa foto, e questo fa anche dire, appunto, hai citato anche anni, non dico molti anni di tempo, però neanche era proprio ieri, quindi c'è questa sensibilità che ti ha sempre visto protagonista. Ma io vorrei dire questa cosa, ha un'attinenza assoluta con quello che state facendo, e sono felicissimo del lavoro del Politecnico, perché sentivo l'intervento di Gina Falvo all'inizio e mi è venuto in mente un proverbio inglese antico che dice: nel sogno ha inizio la responsabilità. Quando noi piazzavamo quella roba poteva sembrare una sorta di performance, tanto in piani metropolitani estemporanei. Quando iniziamo a porre la questione del referendum sull'eliminazione del traffico, avevamo contro tutti i commercianti del centro. Mi ricordo al Savini un confronto che ebbi con i commercianti, c'erano i giornalisti, non ce n'era uno che ci dava ragione. Io dicevo di essere meno provinciali e di andare a vedere a Monaco di Baviera com'era il centro storico, com'era limitato, e spiegavo loro che uno non può entrare con l'auto in negozio, e oltre a un ingombro dinamico dei mezzi c'è anche un ingombro statico, cioè per quanto occupi i marciapiedi, le seconde file, le terze file, oltre un tot fisicamente non ci stanno di auto in relazione a uno spazio, e quindi occorreva pensare a delle altre modalità. Quando è stato pensato un'altra modalità, i risultati sono anche visti. In questo nostro paese non capita mai che ti dicano avevate ragione,
era un inizio, un segno, ma quello che mi interessa qui rispetto all'etica della responsabilità e nel sogno inizio della responsabilità, in quegli stessi anni noi avevamo dato vita a un comitato che c'erano 20 zone a Milano allora, avevamo sul naviglio zona 15, chiamavamo senza molta fantasia ecologia 15, e insieme a un gruppo di La Chiarella abbiamo dato vita all'associazione per il parco sul Milano, che è una legge di iniziativa popolare per istituire il parco agricolo sul. Allora la Coldiretti era molto molto forte anche all'interno del partito dominante di allora che si chiamava Democrazia Cristiana. Vista l'età media credo che capiate benissimo i riferimenti che do, quindi prima ancora che fossimo presenti come ecologisti in consiglio regionale fu approvata la legge, perché una legge di iniziativa popolare viene proposta al consiglio, al Parlamento, ma il quale può anche non istruirla per niente. Lì venne fatto, passò, e quando mi capitò poi di fare l'assessore al territorio e trasporti edilizia, insomma la pianificazione della regione, ho potuto avviare la pianificazione del parco. In qualche modo mi ero preparato un lavoro da fare poi, però questo lo dico davvero perché voi avete qua questo operatore. Sì, parte... faccio un, nel senso che noi ci siamo dati un time di 12 minuti circa, quindi però alcuni argomenti, come ti avevamo chiesto e come tu hai detto spontaneamente che avresti voluto trattare, sì, esatto, nel senso che il Pratone, nel senso lo voglio dire non è per sembrare così, ma io posso citarmi, posso dire di essere veramente innamorato di San Donato, e se c'è una parte di San Donato che mi piace particolarmente è proprio il Pratone. Io penso che ogni volta che qualcuno cammini vicino al Pratone non posso non sentire anche internamente che è un qualche cosa che può piacere o no, però che trovi solo qua. E se tu vai, diciamo, ti metti a studiare il Pratone e vai a ritroso, trovi tutte quelle peculiarità che ci sono a San Donato. Ed è un argomento che anche con il, diciamo così, con l'aggiornamento del nuovo PGT e con tutte le iniziative che ci sono in campo proprio in questo momento, diventerà, se non lo è già, un argomento di incontro e scontro. Quindi il fatto che tu voglia anche dire quello che hai provato a vedere molto rapidamente dico, c'è qui il Politecnico con la competenza, è una competenza importante. Una realtà come quella potrebbe vivere col supporto dell'università una partecipazione a una sorta di urbanistica informata. Uso il termine urbanistica volutamente. A mio avviso, se il verde lì non viene progettato con la capacità di sua cura e autocura, e nello stesso tempo non vengono calcolati i finanziamenti da mettere nel bilancio per mantenerlo, per viverlo socialmente, per evitare boschetti alla Rovoredo, io non credo che quell'elemento che ti dà suggestioni che mi hai detto, che ho provato anch'io passandoci due volte a fianco, c'è un'energia enorme, no? La dimensione di spontaneità, esatto, dentro al costruito. Ecco, io credo che sarebbe molto interessante dentro al progetto del Politecnico fare quell'intervento in relazione al fatto che San Donato è uno dei comuni del parco agricolo su Milano, è uno dei comuni che è dentro un assetto radiale con il comune capoluogo che riguarda le acque, ma può riguardare anche i corridoi ecologici che oltre alle acque hanno intorno altro. Io ti ho messo questa telefonata. Questa immagine, perché... ci sto molto rapidamente per stare nei minuti, sono i 7 punti degli scali in dismissione, dismessi, che sono una proprietà pubblica che era stata data alle Ferrovie dello Stato per farci degli scali, oggi non hanno più quella funzione. Ferrovie dello Stato sono una società partecipata al 100% pubblica, quindi formalmente privata, ma l'azionista è pubblico al 100%. Io sono molto critico su come la mia città, che è Milano,
sta gestendo questi spazi perché si è preoccupata molto della percentuale di verde, ma ha tolto al Consiglio Comunale ogni potere di intervenire a definire l'aliquota rispetto agli organi, agli oneri di urbanizzazione, per cui quel verde va progettato, mantenuto e usato perché non diventi un boschetto alla Rogoredo, ok? E devo avere dei soldi e un progetto per farlo, non solo. Dico da ecologista che non posso lasciare che ciò che non è verde venga deciso come funzioni da allocare a San Cristoforo piuttosto che a Rogoredo o altro dai privati. Io devo prendermi il carico di proporre una visione e di più, voglio dire, non posso invitare in un accordo di programma un fondo internazionale preso altresì senza alcuna evidenza pubblica e non i comuni della città metropolitana. C'è Rogoredo lì, San Donato ha immediatamente a che vedere, tutta la Paolese ha a che vedere lì, come dall'altra parte ho visto io, Porta Genova e San Cristoforo, arriva fino a Mortara l'influenza di quelle funzioni, funzioni che si metteranno lì. Allora, io credo che l'idea di una partecipazione va dall'adozione di un albero a piantare un albero, cioè quell'azione, come diceva Gina, che uno può fare avendo l'ambizione di costituire un buon esempio, perché questa credo sia l'ambizione più alta che ha uno in un ruolo adulto, che sia istituzionale o, genitoriale o da docente, costituire un buon esempio. Ecco, io credo che quell'elemento va messo insieme a una scommessa collettiva. Allora, un bene pubblico di 1.250.000 metri quadri sui 4 milioni che ci sono in Italia, io non posso essere solo un facilitatore per attori del mercato dentro un risico della finanza internazionale, bolle speculative comprese. Il Comune di Milano si sta orientando, mi sembra, in modo molto interessante rispetto allo stadio, ma non voglio perdere tempo su qua, perché giustamente ho sentito il sindaco Sala oggi al TG3 dire occorre che la proposta non riguardi solo l'impianto, ma anche l'equilibrio e l'assetto urbanistico di una zona e di un quartiere che è vissuto, che non vive soltanto dell'attività che c'è lì o del costruito che si fa attorno. Ecco, secondo me questo aspetto di responsabilità collettiva, quando l'ONU dice che a metà del secolo il 70% della popolazione mondiale sarà inurbata, per non avere un mondo di banlieue, di metastasi sociali, biologiche, noi dobbiamo avere una responsabilizzazione collettiva, perché a seconda di come consumiamo qua, di come gestiamo qua le filiere, come responsabilizziamo qua in centri come il nostro metropolitano che produce il 13,5% del PIL nazionale, è la qualità di indirizzo che avrà quel PIL che ci deve interessare. Allora, a fronte di una deriva finanziaria dell'economia e di milioni di giovani che stanno andando nelle strade, è troppo facile che il mondo adulto dica: ah, quei giovani cosa vogliono, non sanno niente. No, quei giovani ti stanno chiedendo conto di che mondo li lasci. Uno slogan dei Grünen era: la terra ci è data in prestito dai nostri figli. Quindi implicava una responsabilità verso la terra e verso i figli. Bene, questi figli ce ne stanno chiedendo conto di come li lasciamo. Ecco, la slide l'hai già anticipato, il parco agricolo, nel senso che io spesso ho, diciamo, il sentore che anche cittadini ben integrati o cittadini consapevoli siano un po' meno consapevoli del fatto che San Donato è, diciamo, inserito in un gioiello che è il PASM, che è il parco agricolo. Direi che, collegandosi al titolo tra virgolette che abbiamo dato a questa serata, cambiamenti urbani e cambiamenti umani, potrebbe essere veramente l'idea, cioè il parco agricolo esiste già, quindi non esistono lotte come quelle che avete fatto voi per farle, però sembra quasi che esistano alcune, diciamo, alcuni gioielli e che vengano tenuti un pochino, diciamo così, chiusi in una scatola, nascosti, non si sa perché, forse perché sarebbe un esempio, diciamo, che una volta conosciuto diventerebbe anche un qualcosa da sbandierare per dire perché da altre parti non ti stai comportando così. Guarda Fulvio, hai centrato la questione quando hai parlato di consapevolezza e quell'aspetto di ignorare la collocazione. Mia moglie si occupa
formare insegnanti alla Bicocca e anche di educazione alla ruralità. A Buccinasco ha fatto un lavoro, in Buccinasco ancora più, perché è piccola di San Donato, e ha molto molto territorio agricolo. Bene, il grosso dei bambini non era assolutamente consapevole di questo. Portati nelle cascine erano straniati ed entusiasti e abitano a 50 metri da quelle cascine, ma non sto dicendo a 50 metri, però entrano in quei condomini con dentro magari anche buon per loro, campo da tennis o piscina, belli chiusi, cioè residenziale, dormitorio, escono da lì insieme ai genitori che li lasciano a scuola, i genitori vanno a lavorare, tornano, riprendono da scuola e tornano lì dentro. Hai detto giustamente, qua non c'è da battersi per il parco su, c'è da vedere come valorizzi ulteriormente, come quella filiera multifunzionale dell'agricoltura, perché ha un compito che non è soltanto alimentare. Proviamo a pensare dai cistercensi in poi come hanno disegnato paesaggio tra le rogge, i canali, no? Come hanno regimato le acque. Com'è questo aspetto qua, a mio avviso, è un pezzo di un pacchetto. Noi non possiamo non riconoscere al contadino che ha questa funzione. Se pulisce la roggia, perché i ciclisti minchioni della domenica milanese buttano le bottiglie di plastica magari nel canaletto, quello è un lavoro che non è dovuto da parte sua. Allora noi dobbiamo trovare, si parlava il contributo video, della possibilità sanzionatoria ma anche dell'incentivo. A mio avviso, in un cambiamento climatico come quello che stiamo conoscendo, dove delle turbulenze di tipo atmosferico presentano dei conti in un territorio fragile come quello italiano enormi, è evidente che pulire il sottobosco era 60 anni fa una necessità e care grazie che ce l'aveva da pulire, perché ci faceva legna per scaldare. Oggi non è pulito, con il tipo di mutazione climatica che c'è stato, si formano delle sorte di dighe con tracimazioni, con disastri poi di colpo. Tutto questo, se pensiamo poi all'edificazione negli alvei dei fiumi, che sono stati non tanto adesso, ma fino a 30 anni fa, in modo esplicito anche qua da noi, è chiaro che poi uno dice esonda a Seveso, e dico, sta dicendo grazie a Carlo che esonda a Seveso. Vogliamo andare a vedere che piste di Formula 1 costringono quel fiume, quelle acque? Allora, a mio avviso, noi abbiamo delle responsabilità, delle potenzialità. Aprire una città come San Donato, per quello ho detto il discorso del patrono dell'università, a questa relazione con il parco agricolo nella sua multifunzionalità, a mio avviso diventa qualcosa che io trovo entusiasmante, mi sembra una cosa difficile. Se fossi un amministratore, mi sembrerebbe bello farlo, cioè di qua l'università. Sicuramente diciamo, è stato uno dei motori che ci ha spinto anche questa serata. Direi che come esonda Seveso, se anche tu non ci esonda, se veramente... vabbè, ti perdonerò anche perché mi hai chiamato Fulvio, ma faremo conti dopo. Ecco. Adesso diciamo, è l'ultima slide e vorrei che tu diciamo, finissi il tuo intervento con una promessa. Non so quante persone qui conoscono Alex Langer. Diciamo che quando è mancato io ero piuttosto piccolo, però questa idea costruita anche dopo negli anni, andando a rivedere la sua figura che conoscevo solo tramite i media, mi fa chiedere, nell'ottica di quello che diciamo che tutti quelli che interagiscono con noi diventano nostri amici e iniziano un percorso con noi, ti chiediamo, visto che il 3 luglio del 2020 saranno 25 anni che Alex è mancato, se vuoi cominciare a progettare con noi una serata per poter parlare di questa figura straordinaria dell'ambientalismo e dei verdi europei, perché credo che sarebbe anche un momento di riflessione rispetto a quello che forse accade oggi, cioè il vedere l'ambientalismo come una fiche che bisogna spendere sul mercato della politica o delle relazioni umane,
ma che spesso e volentieri è anche svuotato un po' di quel significato originale. Ti faccio finire con un minuto pensando alla figura di Alex. È quasi impossibile parlare di Alex perché mi si rompe subito la voce. So, siamo frequentati e conosciuti a lungo dei tipi di lotta continua. È una persona straordinaria, parlava cinque lingue, era altoatesino, sudtirolese, ha sempre vissuto il confine come cerniera e non come muro. È una persona che dialogava molto con Don Milani a Firenze, si è speso infinitamente contro la deriva dello scontro etnico nell'ex Jugoslavia. È stato uno dei fondatori dei Verdi in Italia e in Europa. Quando morì, noi dirigenti non potevamo credere che si fosse impiccato in un picco albero di albicocco, e quei carabinieri discutevano molto. Invece lasciò dei bigliettini, dei messaggi di cui non era continuati ciò che era giusto e ciò che si prova a fare. Io devo dire che ho molta compassione per lui, umana, ma non potrò mai giustificare il suicidio. Va bene, con questa ultima chiosa, non credevo che ti emozionassi così tanto, però era per dire che sarebbe bello fare un ricordo tutto tondo. Ci sto. Ci sei. Un grande applauso, Ferrero Cortiano.